Allora Pilato ordinò che Gesù fosse preso e flagellato. I soldati intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Poi gli misero addosso un mantello rosso porpora. Dicevano in tono beffardo: «Viva il re dei giudei!» E intanto lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse al popolo: «Ecco, ve lo sto riconsegnando, perché sia ben chiaro che non trovo nessuna colpa in lui. Ecco l'uomo!» Allora Gesù venne fuori con la corona di spine sul capo e il mantello rosso porpora addosso. «Crocifiggilo! Crocifiggilo! 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 Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui alcuna colpa. Secondo la nostra legge deve morire, perché ha affermato di essere il figlio di Dio. Blasfemia! Blasfemia! Crocifiggilo! 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 Quando Pilato udì questo, ebbe paura più che mai. Riportò Gesù all'interno e gli domandò: «Da dove vieni tu?» Ma Gesù non rispose. «Non mi parli? Non ti rendi conto che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» «Non avresti alcun potere su di me se non te l'avessero dato dall'alto. Perciò colui che mi ha consegnato nelle tue mani è più colpevole di te.» Pilato allora cercò di liberarlo, ma i capi dei giudei gridavano: «Se liberi quest'uomo, non sei fedele all'imperatore.» «Chiunque si proclama re si ribella all'imperatore.» Quando dissero ciò, Pilato fece ricondurre Gesù davanti al popolo. Allora si sedette in tribunale nel luogo chiamato il Lastricato, in ebraico Gabbatà. Era la vigilia della Pasqua, intorno a mezzogiorno. Pilato disse al popolo: «Ecco il vostro re!» «A morte! A morte!»
Metterò in croce il vostro re? Non abbiamo altro re all'infuori dell'imperatore. Crocifiggilo! Allora Pilato consegnò loro Gesù perché lo crocifiggessero. Crocifiggilo! 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 Crocifiggilo!